qui questa mattina e per continuare anche nelle ore scolastiche accanto a quelle del pomeriggio gli incontri lettura promossi dal nostro caffè letterario, che hanno trovato piena risposta nella vostra scuola con la dirigente scolastica Assunta Compagnoni, la professoressa Patrizia Sorrentino, che fa da collante ogni volta con i docenti per far sì che questo progetto possa mantenersi in piedi anche rivolto alle scuole. Chiaramente un saluto e un ringraziamento anche agli amici che nonostante la mattina, il sabato mattina, che è un giorno un po' particolare perché il sabato si è solitamente fuori per le varie commissioni, hanno scelto di trascorrere quest'oretta in nostra compagnia e soprattutto in compagnia della nostra giovanissima scrittrice Selena Pilomallo, che ringrazio, a cui fare anche un applauso per essere qui con noi questa mattina. Tra l'altro vorrei subito fare gli auguri a Dalila, che oggi compie 18 anni, quindi la nostra giovane lettrice che questa mattina è qui con noi e che compie appunto 18 anni. Auguri, auguri Dalila. Grazie. E dopo ci ritroveremo anche per un momento di convivialità. Con noi questa mattina anche gli amici dell'associazione Ipazia, questa associazione culturale presieduta da Toni Sovietro, che invito ad avvicinarsi. Selene, perché abbiamo voluto anche la presenza dell'associazione culturale Ipazia? Perché l'associazione di cui è presidente Toni Sovietro è nata appena un anno fa e in un anno ha fatto veramente tantissime cose, soprattutto si occupa di promozione culturale e letteraria attraverso una serie di eventi che vedono al centro gli scrittori. È reduce proprio da ieri da un'altra presentazione di cui magari ci farà accenno lui, ed è promotrice l'associazione di un concorso letterario rivolto agli aspiranti scrittori, anche ai giovanissimi. Anche voi potenzialmente potreste partecipare perché l'età anagrafica è veramente bassa, e quindi Selena in questo momento è un esempio per noi, per voi, perché nonostante i suoi 23 anni, quindi giovanissima, già ha raggiunto un notevole successo nel campo letterario, oltre che affermazione per i suoi libri. Questo è il terzo libro, Scaccomatto, The Black Rose, che la copertina ci ha incuriosito sin dalla prima uscita, e forse questo anche ti ha portato fortuna, non solo la copertina, dico proprio il libro, questo che stai portando avanti anche adesso con la terza serie. Prima di entrare nel merito di questa storia, di cui spoileriamo qualcosina perché non so se voi l'avete già letto il libro o lo leggerete, ok, quindi lo spoileriamo, è una bella storia che vi riguarda, vi potrebbe riguardare, perché comunque parla di giovani e quindi quanti di voi si immedesimeranno nella protagonista e anche negli altri personaggi, perché accanto alla storia di formazione c'è anche la storia d'amore, ci sono i disagi, ci sono le incomprensioni, c'è un momento particolare dovuto appunto alla giovane età. Prima però passo la parola per un saluto a Toni Sovietro. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio chiaramente Utilia, la Mondadori, siamo ormai di casa, quindi ti ringrazio davvero, grazie all'autrice per essere qui, grazie al liceo classico di cui sono ormai reduce ormai 20 anni fa, quindi sono passati 20 anni da quando io avevo il piacere di stare al vostro posto, quindi sono passati parecchi anni. Però come diceva Utilia, noi come associazione culturale ieri abbiamo avuto un incontro da un punto di vista sempre culturale, non politico, perché quello che ci interessa è appunto la cultura, che poi si diversa chiaramente anche in quelle che sono le accezioni politiche, con Pippo Civati, che è comunque è stato un politico, un deputato, adesso è un saggista, editore, ed è stata comunque una bella esperienza formativa anche per noi, perché non si finisce mai poi di imparare. Come diceva Utilia, abbiamo indetto questo concorso letterario con scadenza il 31 dicembre, sono previste 4 sezioni, poesia inedita, romanzi, racconti inediti, romanzi editi, saggistica edita. Al momento sono pervenute 160 opere da tutta Italia. Per le classi, per le scuole superiori, sono previste 2 sezioni, la sezione poesia e sezione racconti inediti, dove tutti quanti voi potete partecipare chiaramente insieme alle vostre professoresse di riferimento, e ci sono per ogni sezione un premio in denaro, chiaramente, che poi sarà la classe, la professoressa a dirigere, di 250 euro. Detto questo, io volevo semplicemente dirvi, voi conoscerete sicuramente il poeta Ovidio, no? Diceva: io non posso vivere né con te né senza di te. C'era questa trappola, e non è solo una trappola, diciamo, amorosa, ma ha a che fare un po' con tutta la vita in realtà. Pensiamo ad esempio alla sapienza, alla conoscenza, no? Al sapere.
combattere ignoranza, ma chi pensa di avere questo potere cognitivo, di averlo totalmente, a rischio di supponenza, a rischio di saccenza. Quindi bisogna capire, no, che c'è sempre una, stare sempre nel mezzo, no? Non essere mai troppo o troppo poco. E un altro esempio è tra la differenza tra il vedere e il guardare. C'è molta differenza. Io posso guardare una persona e non vederla, quindi la differenza è sostanziale, perché posso guardare in maniera superficiale chiunque di voi e vedervi però significa studiare, comprendere, non avere pregiudizi, perché poi è quello che ci insegna gli antichi, ci hanno insegnato sul Tempio di Delfi: conosci te stesso. Questa è la prima cosa, e quindi non siamo nessuno per avere pregiudizi poi nei confronti degli altri se non conosciamo nemmeno noi stessi. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e buona continuazione a tutti, grazie. Grazie a Tony Soriello, presidente dell'associazione IPAZ, per essere qui questa mattina insieme a noi. Veniamo a Selena Piromano, lo dicevamo, 23 anni, quindi poco più grande di voi e poco più grande rispetto alla platea con la quale si confronta, diciamo quasi coetanei, va, perché comunque di solito ci sono 10 anni che rappresentano l'altra generazione, 10-15 anni che vanno a rappresentare una generazione diversa rispetto a quella precedente. Prima di entrare nel merito del libro, vorrei chiederti come ti sei avvicinata alla scrittura, collegandomi anche al discorso di Tony. Magari qualche anno fa anche tu hai partecipato a qualche concorso, ti chiedo, non lo so, e magari è una predisposizione. Io credo che comunque debba esserci una vocazione per fare delle professioni in particolare, soprattutto quando si incomincia in giovane età, c'è una predisposizione oltre che una vocazione, e la scrittura potrebbe essere una di queste. Come ti sei avvicinata e se immaginavi un successo così travolgente nell'arco di poco tempo, e come lo gestisci anche? Allora, intanto buongiorno a tutti, ciao, e sarò molto onesta, io sinceramente non mi è mai piaciuto leggere, cioè io ero una ragazza che non amava per niente leggere, mi annoiava, e in realtà più o meno alle elementari io avevo la mia insegnante di italiano, e quando scrivevo i temi, che poi erano dei temi molto basic, molto così, la mia insegnante mi diceva a mia madre, questa ragazza, cioè ragazza, bambina, se leggesse, cioè, diventerebbe veramente molto molto brava, perché ha una capacità innata di scrivere, cioè trasmettere con le parole, e che non è molto semplice in realtà, perché non si limita soltanto, cioè non mi limito soltanto a scrivere, quindi mettere le parole così una dopo l'altra. È un po' più complicato di così, perché devo comunque trasmettere qualcosa quando scrivo e trasmettere il messaggio giusto. Quindi poi c'è stato tutto il periodo dell'adolescenza, comunque io non ho continuato a leggere, cioè non mi piaceva proprio. Poi per, forza di cose ho cominciato a leggere i libri in lingua, perché io ho fatto liceo linguistico, quindi mi toccava leggere, cioè da che non leggevo in italiano dovevo leggere in inglese, spagnolo, francese, quindi ho fatto proprio lo step esagerato. E da là pian piano ho iniziato a leggere qualche must, cioè del tipo, allora andava tantissimo la saga di Twilight, cioè non so se la conoscete, penso più film rispetto ai libri, e vabbè, Harry Potter, penso l'avete letto, cioè spero che l'avete letto, detto onestamente, e poi pian piano in realtà più o meno dopo il Covid mi sono sentita di iniziare a scrivere qualcosa, perché ci hanno letteralmente rinchiuso dentro delle case, no? E avevano limitato tutti i contatti con l'esterno, una roba pazzesca, abbiamo vissuto, se ci pensate, no? E quindi ho proprio sentito la necessità di, proprio perché non parlavo più con nessuno effettivamente, se non tramite il cellulare, che è tutto un altro discorso lì, ho sentito il bisogno di, scrivere, nel senso di instaurare un rapporto con i miei personaggi, che poi in realtà sembra una cosa stupida, però quando l'autrice, l'autore scrive, instaura proprio questo rapporto di
complicità con i suoi personaggi, quindi è come se fossero un po' i tuoi amici, quindi quando anche stai, che ne so, prendendo il caffè oppure sei al bar, dicono gli scrittori, che siamo un po' tutti matti, cioè letteralmente, diciamo, oh, ma questo qua, questo caffè lo prenderebbe Tizio, che sarebbe un personaggio che abbiamo inventato, quindi per farvi capire quanto diventa stretto il rapporto con dei personaggi che alla fine non esistono, ma nella nostra testa esistono. E poi io ho iniziato a scrivere comunque su una piattaforma che penso le ragazze conosceranno meglio di me, Wattpad, un must praticamente, forse andava molto di più, penso qualche anno fa quando c'erano le fanfiction di Harry Styles, vedo che sorridono le ragazze, quindi hanno già capito. E ho iniziato da lì, pian piano, capitolo dopo capitolo. In realtà all'inizio, cioè, non avevo tantissimo seguito, avevo quelle 2-3 persone che mi leggevano, per me era già tantissimo, perché dico, ok, quelle 3 persone si sono fermate e hanno letto qualcosa di mio, che non è poco. E giorno dopo giorno comunque si è costruito questa cerchia di lettori che volevano sempre sapere di più di Harvey, Rose, quello che facevano, che non facevano, se litigavano, non litigavano. Diciamo, è stato bellissimo il periodo in cui ho scritto su Wattpad, ho scritto proprio in maniera libera e appunto venivo dopo il Covid in realtà, quindi avevo ancora tutti gli strascichi, diciamo, di tutte quelle chiusure che ci hanno fatto. E in realtà poi per quanto riguarda il successo non me l'aspettavo, in realtà gioco a Wattpad per me è stata una cosa eclatante, cioè, quando vedevo che le letture aumentavano così, ma che ci trovano questi in questa storia non lo so, però bene, evidentemente ci sarà qualcosa che piace. E in pochissimo tempo, forse in 6 mesi, ho raggiunto 1 milione di visualizzazioni, è tantissimo in realtà. E poi da lì ho ricevuto praticamente la proposta dai Wattpad Studios, che è praticamente per farvi capire, l'agenzia di Wattpad che si occupa di piazzare, diciamo, i suoi romanzi in giro come progetti editoriali, cinematografici, eccetera eccetera, diciamo, per farvi capire After dalla mia finestra, quel lato lì. E poi diciamo che ancora non realizzo bene, cioè per me, io sono rimasta ancora molto ancorata a Wattpad, tant'è che io scrivo ancora lì sopra, perché è proprio il mio posto sicuro. Il libro così è tutta un'altra storia, perché non lo so, io un po' mi dilungo in queste cose. Perché quando per esempio ho pubblicato il primo libro, è stato un trauma per me, perché in libreria, cioè, tu praticamente dai la possibilità a tutte le persone di leggere quel libro, anche a persone che, cioè, dicono, oh, che bella copertina, mi interessa la copertina, me lo leggo. E quindi è un po' difficile da spiegare, è un po' come mi sono sentita, come se ho dato in pasto agli squali i miei personaggi, perché un conto è Wattpad, cioè le mie lettrici, era molto tutto ovattato, molto che se provavano magari a dire no, The Black Rose fa schifo, sotto ci stavano i commenti, ma come ti sei permesso, ti vengo sotto casa, ti denuncio, ti faccio. Quindi mi sentivo molto, molto protetta in quel luogo, no? Mentre in libreria è tutto un altro discorso, perché si aprono frontiere immense, un pubblico immenso, qualsiasi persona che entra dice che bella questa copertina, lo prendo, e quindi iniziano anche le recensioni negative, quelle distruttive più che negative, quindi in realtà non l'ho vissuta propriamente bene.